Bentrovati ad Avvocati News. Il diritto alla difesa, tanto delicato quanto importante in un settore che tocca direttamente la nostra vita, come quello penale. Noi facciamo in modo tale che uno dei diritti fondamentali, il diritto alla giustizia, venga applicato sin dall'inizio, sin da quando il cittadino si trova coinvolto in un procedimento penale. Diversi progetti portati avanti dall'Unione delle Camere Penali, che a breve partirà con delle raccolte firme in tutta Italia su alcune leggi di iniziativa popolare su tre temi: introdurre il reato di tortura tra le sbarre, depenalizzare le droghe leggere e garantire i diritti dei detenuti. In una cella di 3 metri per 2 possono riuscire a starci anche 8-10 persone, per cui qui si parla proprio di zero dignità. Per quanto riguarda le leggi di iniziativa popolare, oltre a questo delle carceri, che è molto importante, pretendiamo, tra virgolette, sempre col massimo rispetto, che venga introdotto un nuovo reato nel codice penale, il reato di tortura, quello che purtroppo molte volte è avvenuto negli ultimi tempi. E poi soprattutto cerchiamo di, almeno io la penso così, di depenalizzare la legge sulle sostanze stupefacenti quando le sostanze stupefacenti non sono quelle di elevata tossicità. Ad Ancona la Camera Penale sta portando avanti un corso di alta formazione per penalisti, obiettivo favorire una maggiore specializzazione, superando la figura del legale tuttologo. Ritengo che la specializzazione sia essenziale, seppure grosso modo un'infarinatura su altre materie è opportuna, perché ci rendiamo conto che quella materia non la sappiamo e piuttosto che far danni lo mandiamo da un avvocato che è preparato di quel settore. Questo dovrebbe essere fatto.